qualche anno fa l'amministrazione Visintin aveva messo in vendita il mercato ittico. Questa volta invece si festeggia un'altra cosa, si festeggia una riproposizione, una riqualificazione dello stesso mercato. Sì, qualche anno fa era un'altra epoca, quell'amministrazione aveva ipotizzato una scelta che come noto non ho condiviso e che bloccai. Si pensava di vendere questa struttura perché vecchia, obsoleta, occorrevano ingenti somme per ripristinarla e di darla ai privati. Al tempo ero presidente del Consiglio Comunale, devo dire, violentai la mia natura di presidente del Consiglio Comunale, non quella dell'uomo, e cioè feci una cosa che non ho mai fatto in altri casi, quello di presentare un emendamento, perché il presidente del Consiglio Comunale, come è noto, è colui il quale è notaio dell'aula, non interviene nel merito dei lavori, ma deve gestire bene in maniera integerrima i lavori. Beh, allora feci una cosa che poi non ho fatto in altri casi, ma per questo ho sentito di farlo. Presentai un emendamento a mia esclusiva firma per bloccare la vendita di questo immobile che doveva passare ai privati, invece a mio avviso andava assicurato alla collettività per farne il nuovo mercato ittico, e riuscì in quell'operazione perché il Consiglio Comunale accolse il mio emendamento e quindi salvammo dal farlo finire in mano ai privati questo immobile. Poi c'è stato un ottimo gioco di squadra fra l'amministrazione comunale di Siracusa e l'assessorato che oggi guido, c'è stato un lavoro importante, si è giunto a un finanziamento di 3.265.000 euro che ci consente di dare un nuovo lustro, un nuovo fasto a questo impianto importante, a questa infrastruttura che chiaramente ci consente di fare quello che sarà un po' lo spirito della mia governance dell'assessorato, quello in questi casi di accorciare la filiera. Cosa accade oggi? I nostri pescatori pescano, danno in mano intermediari il loro pesce, se lo portano in altre aree della Sicilia e vedono quei soldi dei quali non si sa né la quantità né la tempistica in altri momenti. Più passaggi, meno risorse per chi rischia la vita, le proprie risorse per andare a mare. In questo modo noi accorciamo la filiera, i pescatori direttamente venderanno il loro pesce al mercato ittico di Siracusa, a propri, pochi metri da casa loro, e quindi riusciranno sicuramente a trarne delle economie importanti e migliori. Nel frattempo dotiamo questo territorio, ma la Sicilia tutta, perché questo mercato è patrimonio della regione, oltre ad essere patrimonio di questa città, dotiamo la Sicilia tutta di un mercato importante, adeguato, moderno, innovativo, in grado di poter fare vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio, in grado di accogliere i nostri turisti per ampliare ulteriormente la nostra offerta turistica sulla base di un elemento importante che affonda le radici nella nostra storia. Non possiamo non ricordare come la nostra è una terra di pescatori, Ortigia, il quartiere della Graziella, il quartiere dei pescatori, lasciatemi rivendicare con orgoglio il quartiere dalla quale ha avuto origine la mia famiglia, la mia storia di vita, e quindi un fatto anche importante perché lo si dice spesse volte, non c'è futuro se non c'è memoria della propria storia. Noi oggi, partendo dalla nostra nobile e importante storia di tanti uomini valorosi che hanno lavorato in mare, ci proiettiamo in questo millennio in maniera innovativa, ma non dimenticando appunto le nostre origini e offrendo occasione di sviluppo al nostro territorio. Aggiungo un altro elemento importante di questa bella storia, che stiamo preparando delle misure con dei bandi che agevoleranno l'insediamento in mare nel mondo della pesca dei giovani che vorranno cimentarsi in questa attività, con risorse economiche che non daremo ai grossi gruppi, alle lobby o alle multinazionali, ma daremo ai nostri ragazzi per cimentarsi in questa attività e farne attività economiche, farne lavoro e farne sviluppo. Sì, da 2 anni lavoriamo sostanzialmente a questo progetto di riqualificazione del mercato ittico e di riapertura. Abbiamo trovato il mercato ittico chiuso, ma allo stesso tempo anche di innovazione rispetto al mercato ittico, nel senso che sono stati portati degli elementi di novità rispetto e di innovazione rispetto a quello che ne dovrebbe essere il funzionamento. Il mercato ittico ha avuto un finanziamento della regione da parte del governo Crocetta di qualcosa come 3 milioni e mezzo di euro. Vede la luce sostanzialmente il finanziamento circa 3 mesi fa, e ora siamo in fase di predisposizione del progetto esecutivo che ci metterà nelle condizioni di poter appaltare i lavori. Chiaro è che era assurdo pensare che in una città dalla forte vocazione marinara come quella di Siracusa il pesce dopo pescato doveva andare a Catania, al mercato ittico di Catania, per poi tornare a Siracusa. Questo era un controsenso enorme, e probabilmente chi ha inteso chiudere 15 anni fa il mercato ittico e non si è reso conto probabilmente anche del danno economico che stava facendo al comune di Siracusa. Il finanziamento c'è, 3.200.000 euro per riqualificare finalmente il mercato ittico.
Sì, c'è, ne siamo felici, l'amministrazione ha raggiunto un traguardo importantissimo grazie ai fondi FEAMP 2014-2020, abbiamo ottenuto un progetto di riqualificazione del mercato ittico che è chiuso da ben 15 anni. Lo facciamo con grande entusiasmo, lo faremo a brevissimo perché stiamo aspettando il decreto di finanziamento attraverso il quale dopo 6 mesi potremo già dare avvio ai lavori e potremo realizzare uno spazio polifunzionale che merita grande attenzione. È un modo per dare una mano ai pescatori e a chi invece in questo momento deve andare a Catania per poter svolgere il proprio ruolo. Assolutamente sì, sarà un progetto di valorizzazione di tutto il comparto ittico, ma non soltanto. Ci sarà sicuramente un avvio delle attività produttive in generale perché sono già previsti proprio come progetti che partiranno tra l'altro anche in una fase di prelancio, tutta una serie di iniziative volte alla promozione dell'enogastronomia, volte soprattutto alla formazione e informazione in relazione agli addetti alla ristorazione, in relazione agli studenti, ai cittadini, ma soprattutto ai turisti. Faremo in modo di creare un progetto di promozione sulla sostenibilità, sul consumo sostenibile e soprattutto su quel pescato che oggi non viene attenzionato, su 250 specie se ne utilizzano soltanto 10, per cui per noi diventa importante trasmettere ai pescatori anche questo tipo di educazione. Avranno un nuovo punto di riferimento che sarà Siracusa e sarà anche un punto di riferimento molto innovativo, ci sarà infatti una vendita online prevista per cui avremo anche modo attraverso un'app di poter acquistare il pesce sia dal punto di vista del consumo nella grande distribuzione sia per il dettaglio. Dopo decenni di politiche comunitarie passate a rottamare barche e pescatori, finalmente dei progetti innovativi che guardano al lavoro dei pescatori, in particolar modo a quelli della pesca artigianale, la possibilità quindi della trasformazione e della vendita diretta. Questo mercato che sorgerà ad Ortigia avrà proprio queste finalità, di avvicinare pescatori e consumatori in modo tale che finiremo, noi ci auguriamo, di importare tutto questo pesce dal resto del mondo. Oggi su 100 pesci che si mangiano sulle nostre tavole, 80 vengono dalle altre parti. Spesso il consumatore non li conosce, spesso non conosce quella grande biodiversità che caratterizza il nostro mare e in tal modo, grazie al mercato di Ortigia, sarà possibile avvicinare due filiere per portare valore aggiunto al pescatore. Ci ha creduto fin dall'inizio, da ex assessore, anzi da assessore, è andata fino a Trapani a vedere altre realtà locali e adesso il mercato ittico comincia a prendere veramente forma. Per me devo dire che è un bellissimo momento, una grande soddisfazione essere stata parte di questo progetto, un progetto che è nato insieme all'Istituto Zooprofilattico di Palermo, con cui insieme al dottore Di Bella e alla dottoressa Lo Monaco abbiamo visto dall'embrione proprio di questo progetto, abbiamo fatto tanti viaggi sia a Palermo in assessorato, a Trapani per andare a vedere la stessa struttura come è stata sviluppata. E anche il dottore Infatti Barbera che ci ha supportato sin dal primo momento, quindi credo che sia un bellissimo progetto di cui la città ne può avere un grande vantaggio.